Oggi passiamo una giornata insieme, since I'm in the mood. Sto per andare in centro, perché ieri sono andata da Primark, ho preso un paio di cose e non mi stanno. Torno a Primark di nuovo oggi. Andiamo insieme. Allora, di volermi portare pure il tripod, perché... perché no? Così almeno facciamo le cose professionali. Non sapete quanto io voglia cambiare questa telecamera. Questa telecamera è fantastica e tutto, però mi si è rotto lo schermino qua sopra. Tutto rotto, quindi tutto mezzo sbilenco. Oh, ovviamente non potete vedere se giro. Tutto mezzo sbilenco qui ai lati e quindi la cosa mi irrita abbastanza. Però sì, adesso vado in centro a cambiare quelle due cose velocemente e poi torno a casa. Ovviamente Cisi non sa quanto registrerà, perché oramai se la vi, 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 se la vi. Sento che sto facendo un po' troppo solo per andare in centro, cioè. Però veramente vestita così, nonostante non mi ci sono messa più niente di impegno, sembra che mi sono impegnata, però nessun trucco, niente. Metti questo, metti un burro cacao, un paio di jeans, giacca, scarpe. Allora, prima di tutto, un'ala. Pronto? In macchina? Dove vai? Vado in centro. Sei seria? Yeah. Allora, prima di tutto devo andare a Argos, che sarebbe una specie di... vediamo se riesco a trovare un paragone di Argos in Italia. Quindi Argos è un posto dove tu vai a comprare le cose, elettrodomestici, in realtà qualsiasi cosa, tranne cibo. E quindi ho ordinato un kettle, che sarebbe questo, per il matrimonio di mia sorella, che domani mia sorella si sposa. Diciamo che ci ha fatto una specie di lista, diciamo così, delle cose di cui ha bisogno in casa. Quindi ci siamo divise un po' le cose da fare. Io domani sarò la testimone, ragazzi, quindi ovviamente vloggerò il tutto. Farò la testimone. La prima volta che qualcuno mi dà questo grandissimo onore di essere testimone, perché sono stata veramente in pochissimi matrimoni, quindi I don't know. Domani c'è il matrimonio e ho comprato un vestito, che lo vedrete poi ovviamente quando registrerò il vlog domani. E che altro? Vado a prendere il kettle prima lì ad Argos, che è vicino a casa mia, e poi dopo vado in centro a cambiare le due cose che ho preso da Primark ieri, perché sinceramente ho preso una UK size 12, che sarebbe una taglia 44 italiana, penso. Mi sale su, faccio una fatica immensa a chiudere la cerniera e il bottone e non capisco per quale motivo. O il mio sedere è un po' troppo, è un po' così, no? È un po' grosso. Non è grosso, però un sedere normale e penso che occupi tutto lo spazio del jeans e quindi me lo mi stringe il tutto, non so cosa devo fare. Quindi adesso vado a cambiare la taglia, avevo preso una 12, vado a prendere una 14, spero che non sia troppo larga. E vi faccio vedere il pantalone che avevo preso. Ho preso degli short, così, non corti, per questa mini estate che stiamo avendo stranamente. Quindi adesso vado a cambiare quelli, dei sandali che avevo preso per Gianluca, perché anche lei ha bisogno di qualche cosa estiva, perché è arrivato il caldo così improvvisamente e non ero assolutamente pronta. Sto aspettando la mia amica, che mi ha chiamato proprio quando sto per partire di casa e mi fa: dove vai? Cosa fai? E io vado in centro e fa: vengo anch'io. E faccio: oh my god, non voglio nessuno stress. Perché ultimamente Gialisa, che sta per fare 6 anni, sta diventando un problemone. Nel senso che fa un casino della Madonna, non ascolta, è completamente ribelle. Like, non so se è l'età o cosa, lei è sempre stata una bambina bravissima. Ultimamente non ascolta niente, nessuno. E infatti tra un po' il suo compleanno e non so neanche se lo festeggerò, perché lei non si comporta per niente per bene. Yesterday I was a naughty girl, but today I won't be a good girl. Vedremo. Non trovo più dove ho parcheggiato. Ho messa male. Oggi sono sempre 20 gradi e il tempo è un po'
Così, c'è un po' l'arietta fresca, è meglio così. Vabbè, andate in centro. E... Hello guys! Sto andando a cambiare le cose da Primark, il tempo è un po' schifo. Rotondi, o così, molto discreti, ma visto che sono rasata si vedono subito. Eccoli lì. Questi sono i pantaloni che avevo comprato ieri e adesso dobbiamo trovare la taglia giusta. Cioè, nervoso ragazzi, perché riesco a trovare la mia taglia. Hanno finito completamente tutte le taglie, sono solo taglie piccoline e mi sta venendo nervoso. Io per ora ho trovato questi qua. Sono molto più corti, però ai barba non li volevo corti, non li voglio corti. Io oggi le mie gambe li voglio lunghi. Sto cercando di vedere se qualcuno li ha abbandonati da qualche parte. Niente, mi prenderò questi qua corti, questi qua oppure questi qua, però questi qua non mi piacciono per niente, preferisco questi qua con la piega. Questi sono, guarda che sono belli questi, eh. No, ma mi piace, sono troppo larghi qua dopo. Appunto, il modello adesso lo metto con un tacco, no. Poi mi fa le gambe troppo magre, sembra una gonna da dietro, guarda girarlo. Ti vanno bene queste? Sì. Non sono troppo grandi? No. Sono un po' grandi però. Allora, per Jalisa è stato un successo, abbiamo trovato le scarpe giuste e sono queste. Stanno un pochettino più grandi, però vanno benissimo. Per me ho dovuto cambiare completamente modello e la cosa mi irrita alquanto. Già non metto i pantaloncini, ho dovuto pure prendere quelli che non mi piacciono, però ci manca solo che quelli che ho presi nuovi non mi entrano più, perché sono un modello completamente diverso. E le cose a Primark purtroppo sono così, non ti puoi fidare molto delle taglie. Svegliata, ha scelto la violenza oggi. Ma che caldo! Sì, va bene, va a cambiare le scarpe. Thank you. Thank you. Lei è enemy of progress. Tu sei a casa tua? Io sì, sempre. Io vado in palestra 4 giorni a settimana. 4 giorni a settimana. Non sono vicino. Oh, oddio, non posso fare niente. E questo, non è che sono con lei? Sono al McDonald's. Cioè, sembra normale. No, dimmi amore. Sì, con quello vai con la dalla nonna. And we are done. Ok ragazzi, sono appena arrivata a casa e la mia telecamera si sta completamente rompendo, non so quanto durerà e spero che riuscirò a utilizzarla almeno per domani per il matrimonio. Oh my god, ma perché? Se non tengo la telecamera, se non tengo il dietro, non vedo neanche lo schermino, è tutto sbilenco, quindi... Da oggi avevo qualche pensiero di andarmi a ricomprare una nuova telecamera e poi casualmente succede questo, like... No, no, è grave la situazione. È gravissima la situazione, ragazzi. Sono arrivata a casa, siamo andati a fare questo giretto così tranquillo. Però siamo arrivati a casa adesso, cioè tipo mezz'ora fa. Sono le 9:20, stratardi, domani già Lisa riprende la scuola. E io devo andare al matrimonio e dobbiamo svegliarci strapresso. Siamo giunti alla fine di questo video. Grazie mille per aver guardato. Grazie mille per aver guardato questa lunga giornata con me. Spero che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao.